Costa, direttore ricerca, tecnologia e innovazione dell'IBM Italia, Europa dell'Est, Medio Oriente ed Africa, per quello ha aperto la società R&B Gate, di cui fra un po' parleremo, con sede a Trieste. Trieste è il posto del collegamento fra paesi e persone appunto diverse, è un crocevia di gente, di popoli, di idee. E questa azienda appunto nasce nel 2019 con l'obiettivo di far crescere questo connubio fra arte, tecnologia e cultura. Ho introvato per strada dei giovani favolosi, ad oggi siamo una ventina, all'inizio 23 per l'esattezza, e via via che stiamo continuando a crescere, a prendere in gestione strutture museali e a sviluppare software e tecnologie, continueremo a imbarcarne altri e questo è il nostro obiettivo. Mentre imbarchiamo con noi in questo viaggio, che a me piace chiamare questa rivoluzione, altre persone, imbarchiamo con noi altri clienti e così cresciamo. È un concetto abbastanza, ritengo, abbastanza dirompente nel mondo della tecnologia e della cultura e adesso proverò a raccontarvi perché. Parte il tutto, fa parte del gruppo R&B Gate, sede centrale in via Flavia a Trieste, Urban Center a Trieste, che abbiamo anche in gestione insieme ai partner menzionati da Alessia, e nasce dal concetto di collegare le esigenze dei clienti, i problemi dei clienti, con delle possibili soluzioni. Una volta, quando lavoravo in IBM, le soluzioni me le trovavo nel laboratorio di ricerca IBM, e sempre più poi negli ultimi anni, anche mentre lavoravo nella multinazionale, le ho trovati da altri attori, tipo Google, tipo Apple, tipo la Bill e Melinda Gates, quindi la Microsoft e altri, ma anche e soprattutto dall'accademia, dalla ricerca, dai ricercatori, da altre aziende, da altre strutture. Quindi in questo modello, che adesso si chiama in maniera anche abbastanza inflazionata Open Innovation, abbiamo creato questo sistema di connessione. Si raccoglie il problema e si trova la soluzione. Questo è lo spirito di R&B Gate, che appunto R&B sta per Research and Business, cioè collegamento fra la ricerca e il mondo del business. Il business fornisce i problemi, la ricerca fornisce le soluzioni. Il giochino che vedete nella presentazione fra la R e la B, la R e la D, è che non c'è più tempo spesso per il development e si bisogna collegare direttamente il business con la struttura della ricerca. Allora, venendo a noi, vi dicevo il paradosso di come stiamo lavorando in due grosse modalità. Quando entro nel mondo dei musei, parlando di Musei 4.0, scendiamo nello specifico, oggi vi parlo di R&B for Culture, che è la società del gruppo che si occupa appunto di attività nel mondo della cultura e dei musei. Quando entriamo nel mondo dei musei, ci sono due grossi temi. C'è un tema di strategia competitiva che si chiama i forbiti, quelli di Harvard lo chiamano Oceano Rosso. Oceano Rosso è battaglia sulla competizione, sui prezzi, competizione dura sui prezzi e sui valori specifici della tecnologia. Su tutto si compete sul prezzo ed è un mercato, un mondo abbastanza difficile. Nel mondo dei musei c'è, è innegabile, se parla di gestione museale c'è una struttura di costi che se è più leggera di quella di qualcun altro ti consente di fare gestione. Ma a me piace anche a livello di strategia parlare del Blue Ocean o Oceano Blu, che è una metodologia utilizzata all'INSEAD, e dove vado a trovare nuovi mercati e propongo innovazione. Ecco, il modo di gestire entrambi questi due modi di fare strategia aziendale, questa è la strategia dell'R&B for Culture, è fare questo connubio utilizzando il concetto dei paradossi. Cioè, noi facciamo sia conservazione che rivoluzione, ad esempio ci occupiamo di due musei di storia, ma che banalmente sono due musei, pur essendo di storia, quello del Federico II di Jesi e il Museo M9 di Venezia, sono i musei tecnologicamente più avanzati d'Italia. Musei che si occupano di storia, ma al contempo sono quelli più nel futuro in termini di tecnologia che hanno al loro interno. Idem, un altro paradosso è efficienza operativa nella gestione degli stessi a prezzi, a valori, a prezzi competitivi, contemporaneamente con l'espansione di mercato e nuovi spunti. Parleremo fra un po' di Emma. Idem, tradizione tipica del mondo museale insieme alla fortissima innovazione che i giovani apportano nel team. Uguale, le tecnologie come Emma che vedremo e Simpa che vedremo fra un po', Simpa sarà un modulo di Emma che si occupa, oggi parleremo della parte gestionale, Simpa sarà un modulo di Emma che è già pronto peraltro e quindi ne parleremo il mese prossimo, ma già in esercizio, che è un modo di position analytics, cioè per posizionare le persone all'interno del museo secondo per secondo in real time.
a che serve? Ve lo diremo fra un mese, serve a tantissime cose. Pensate a cosa potreste fare con uno strumento del genere nel vostro museo, o anche nel vostro ufficio, o anche in molti altri posti. Bene, vi dicevo, la R&B for Culture si occupa di tecnologia al servizio della cultura, questo è la home page del nostro sito. Offriamo vari servizi, in particolare, ovvero dal tema della digitalizzazione museale, ci occupiamo di gestione dei musei, strutture culturali e museali, vedremo poi quali. Abbiamo strumenti per la sensoristica esperienziale nei musei, dicevo, il software di sensori per il real time tracking che avviene nel museo. Abbiamo strumenti per, come quello che vedremo prima, per la gestione dei musei, sistemi di data analysis e visualization, offriamo poi consulenze in ambito culturale, ci occupiamo dell'ambito della promozione turistica e del local development. Vediamo i progetti, va, che forse si spiega anche meglio guardando i progetti in corso. Dunque, abbiamo in gestione il Museo Federico II. Federico II è l'imperatore brand del Medioevo, nasce a Iesi, praticamente perché la mamma scendendo si è fermata nell'imo dell'autogrill e partorisce in piazza, al centro della piazza centrale di Iesi, ma dopo aver partorito non lascia tracce di sé in termini di vestigia archeologiche, diciamo. Però la Fondazione Marche fa un grosso investimento e viene creato un museo esperienziale con dentro numerosi milioni di euro di tecnologie installate, 5 milioni di euro di tecnologie installate, per far rivivere in maniera molto profonda, il museo è molto bello, che cosa era Federico II. È questo tipo di museo, appunto, museo di storia, ma con un controllo tecnologico avanzatissimo. Ecco, ci hanno chiesto un paio d'anni fa di prenderlo in gestione, l'abbiamo preso in gestione perché ci piaceva sia il controllo tecnologico sia l'argomento della storia. In questo momento per quel museo siamo il gestore, siamo responsabili sia della gestione che della bigliettazione che della macchina tecnologica stessa. Dopo un po' ci hanno chiesto di prendere in gestione il museo M9, il museo Federico II è il secondo museo italiano in termini di tecnologia al suo interno, il primo museo italiano in termini di tecnologia al suo interno si chiama M9, è dislocato a Venezia Mestre, è 110 milioni di euro di investimento, veramente una grossa macchina, e stiamo lavorando su questo museo per l'appunto nell'outsourcing in toto di tutti i servizi, dalla gestione museale, la biglietteria, alla gestione fisica proprio degli impianti fisici, ai pannelli fotovoltaici sul tetto. Stiamo installando il più grosso impianto fotovoltaico museale italiano e stiamo facendo tutta una serie di attività in quest'ambito. Del software Emma, che a me piace pensare una delle cose più belle che il nostro team sta facendo, lascerò parlare Giulia e Alessia. Un'altra cosa che il team ha fatto in questi mesi, in particolare durante la pandemia, abbiamo lavorato per l'emergenza Covid-19, abbiamo regalato alla Croce Rossa un sistema di allocazione delle risorse per la consegna di cibo e farmaci alle persone che non potevano muoversi da casa. Stiamo lavorando a progetti art tech e edutech. Stiamo lavorando con grossi stati e regioni, in particolare adesso vorrei esportarlo in Italia, questo modello, per la digitalizzazione di interi territori e l'applicazione di tecnologie di artificial intelligence sui territori. C'è poi l'area dei borghi e dei itinerari culturali, che c'è molto cara, su cui il team sta lavorando alla creazione di itinerari esperienziali, quindi collegando vari punti geografici sul territorio, e su questi sta creando appunto progetti che come sempre mettono insieme tecnologia e paesaggio in questo caso. Poi l'ultimo tema che questa è stata con Giulia nel team, però Giulia si è sentita questa cosa, le architetture, cioè l'architettura del bello, e all'interno del nuovo modo di fare abitazioni o ville, stiamo lavorando con alcune ville venete, o architetture in senso lato, la tecnologia, che è sempre più pervasiva, ci consente di fare un nuovo modo di gestione delle stesse. Sull'Adriatico, che è un'area su cui ci stiamo focalizzando molto perché per tante ragioni, in fondo è la culla della civiltà, da questo lato, non ce l'ho col Tirreno, però diciamo l'Adriatico ci piace particolarmente, la nostra sede centrale è a Milano, però abbiamo aperto appunto la sede legale dell'Airbnb Gate a Trieste, poi lavoriamo a Mestre, lavoriamo a Iesi,
e abbiamo molte attività con i Balcani, stiamo poi scendendo verso la Puglia, in particolare Federico II in Puglia si era dato molto da fare, c'è il Castel del Monte e in altri 150 castelli che lui, non pagando l'IMU, li chiamava Castra Exempta, sono particolarmente interessanti per essere rifunzionalizzati e rivitalizzati con tecnologia. Ecco, in questo caso la tecnologia, tornando al paradosso di prima, ci rende di nuovo vivi dei posti incantevoli su architettura appunto antiche. Architettura antiche insieme a tecnologia moderna e tutto viene estremamente interessante per i turisti e anche per i cittadini locali. Questa è la dorsale adriatica su cui stiamo lavorando, la stiamo complementando con altri poli, adesso poi vi racconteremo più avanti, con altri poli che stiamo acquisendo lungo il territorio. Vabbè, il team è fatto da tanti ragazzi giovani, questa struttura societaria magari vi interessa il giusto, però diciamo io sono un socio di minoranza insieme alla società R&B Gate, 40% l'abbiamo prefatto con la Fondazione Marche e al 20% tanti giovani allegri e di buona volontà. E via via che cresciamo con la struttura, appunto offriremo attività, possibilità imprenditoriali, o paghiamo lo stipendio a tutti, come possono confermare anche le ragazze, ma in più offriamo anche la possibilità di avere beneficio dagli utili dell'azienda. Questo è più o meno quello che fa R&B for Culture, e questa è l'azienda. Volevo essere veloce, se ci sono poi domande, non so se Maria alla fine, Alessia, Giulia, come vogliamo organizzarci, altrimenti lascerei la parola adesso a Giulia e poi apriamo una sessione di domande e risposte per tutti. Bene? Sì, le domande sì, le teniamo per la fine, direi, Giulia. Ok, tenetevi le domande da parte per la fine. Levo la condivisione. Lo tolgo, va bene, vai. Vai pure, Giulia, se vuoi iniziare tu. No, stavo semplicemente introducendoti, nel senso che Alessia ci farà una presentazione, un cappello, insomma, su cos'è Emma, che per noi ormai è diventata una cosa scontata, ma immagino che non lo sia per ovvi motivi. Quindi, niente, l'agenda sarà composta da questa presentazione ad alto livello e da una demo. Prego, Ale. Adesso condivido. Vedete il mio schermo? Giusto? Sì. Perfetto. Ok, eccoci qua. Come ha detto Giulia e come è già stato anche preannunciato all'inizio, oggi è anche occasione per presentarvi Emma. Emma è appunto l'acronimo di Electronic Museum Management and Analytics ed è un software per la gestione museale creato interamente da R&B for Culture. E Emma nasce appunto come un software fruibile sia da computer sia da qualsiasi dispositivo mobile, che sia telefono o tablet, ed Emma nasce con lo scopo di automatizzare e semplificare tutti i processi di gestione all'interno del museo. Attraverso cosa? Attraverso l'innovazione tecnologica. E, come appunto ho appena detto, Emma è accessibile sia da smartphone sia da computer e quindi permette di... L'unico requisito che richiede Emma per poter funzionare è il Wi-Fi, ossia una copertura di rete. Ad oggi una richiesta che ci sembra più che accettabile. E Emma permette quindi di gestire in maniera, diciamo, del tutto distribuita, facile ed efficiente tutti i processi legati a quella che può essere la gestione museale. E può essere fatto quindi una gestione che può essere fatta sia internamente al museo, sia anche in una qualsiasi postazione esterna. E, Emma è un software che nasce, noi lo definiamo creato dai musei per i musei, ossia c'è stata una raccolta dei requisiti direttamente proprio sul campo. E infatti, come ha giustamente detto prima Fabrizio, R&B for Culture gestisce direttamente i due musei tecnologici più grandi d'Italia, che sono il Federico II ed M9. La maggiore peculiarità di Emma è che è una piattaforma unica per gestire appunto tutti i servizi. E infatti, grazie a Emma è possibile sia effettuare la biglietteria, quindi vendere i biglietti, ma vendere anche tutti gli articoli del bookshop. Sarà possibile poi anche creare e modificare eventi e prendere le prenotazioni, sia prenotazioni per gli eventi, sia le prenotazioni per le visite, cosa che ad oggi è un servizio che risulta essere fondamentale. È inoltre possibile anche gestire il personale, quindi aggiungere e modificare dei turni lavorativi
È in fase di sviluppo ovviamente anche quella che chiamiamo vendita online e prenotazione online, quindi di modo che chiunque possa quindi usufruire di tutto il bookshop e prenotare visite al museo utilizzando diciamo due semplici click. Inoltre Emma fornisce una dashboard con delle analytics, data analytics e visualization, ossia è possibile monitorare in tempo reale tutto ciò che avviene all'interno del museo, quindi i biglietti venduti, il numero di visitatori presenti in quel momento. E questo per quanto riguarda i visitatori presenti all'interno del museo, è possibile anche utilizzare il sistema di tracking in tempo reale, che è appunto un modulo anticipato prima da Fabrizio e che verrà poi spiegato magari in un altro evento, e si chiama appunto, è un modulo che permette di sapere in qualsiasi momento chi c'è all'interno del museo e in quale posizione si trova. Un'altra peculiarità di Emma è quella di poter creare una rete museale, ossia più musei possono appunto creare una rete e vendere quindi per esempio biglietti comuni, per esempio un biglietto che permette l'accesso a tutti i musei. I vantaggi di Emma sono vari e i principali sono qui riportati. In particolare Emma permette una completa autonomia di gestione da parte del museo stesso e infatti il museo stesso potrà gestire, quindi aggiungere biglietti, aggiungere tipologie di articoli, aggiungere eventi in completa autonomia senza l'intervento di nessun tecnico esterno. E come già ho detto, grazie al modulo di Data Analytics e Statistics è possibile avere un monitoraggio real time delle vendite e degli ingressi e scaricare tutto in report comunque di facile lettura. Inoltre Emma prevede la profilazione dei visitatori, ossia vengono raccolte informazioni quali il sesso, l'età e la provenienza, e in questo modo è possibile sapere quali sono i segmenti di mercato al quale il museo principalmente diciamo fa riferimento, e quindi per esempio utilizzare questi dati anche per campagne di marketing mirate o diciamo per qualsiasi altro evento. E un altro vantaggio di Emma molto importante è che non vi è nessun vincolo di compatibilità, e come detto precedentemente Emma è compatibile con qualsiasi dispositivo, sia computer sia mobile, che sia esso tablet o smartphone, e quindi il museo può utilizzare comunque la tecnologia che già ha senza dover acquistare nessun hardware specifico. E inoltre grazie a Emma il museo ha la scelta anche di condividere, ha la possibilità di condividere una scelta ecologica, e infatti Emma fornisce la possibilità di utilizzare dei biglietti prestampati su carta riciclata e utilizzando anche dell'inchiostro ecologico. Come ho detto, Emma, per accedere ad Emma è molto semplice. Basta usare un qualsiasi browser, e il browser che noi consigliamo è Chrome, perché Emma è stato creato e ottimizzato per Chrome, ma comunque funziona su qualsiasi browser, e per accedervi basta utilizzare il link riportato qui sotto, emmaforculture.com. Inoltre, Emma dispone anche di un'applicazione mobile e tablet, scaricabile sia su dispositivi Android che sui dispositivi iOS. È appunto un'applicazione che permette anche in questo caso di effettuare la vendita sia di biglietti sia di articoli, e di registrare gli ingressi e di registrare e catalogare tutti gli articoli che sono presenti in magazzino. Questo è stato il breve cappello, come appunto preannunciato prima da Giulia, per quanto riguarda Emma. Qui ci sono alcuni contatti, comunque la presentazione adesso la condivideremo nella chat se qualcuno è interessato. E adesso lascio la parola a Giulia, che invece farà una dimostrazione pratica di Emma. Ok, grazie Alessia. Okay. Quindi andiamo un attimo più sullo specifico, nel senso più sul tecnico. Vogliamo mostrarvi come funziona realmente Emma, perché una delle difficoltà maggiori che abbiamo riscontrato con gli operatori museali, proprio come diceva Alessia, durante anche la raccolta dei requisiti, è un po' questa diffidenza al nuovo, questa fatica ad avvicinarsi a cose, alla tecnologia, chiamandola con un termine un po' inflazionato. Vi condivido lo schermo e vi mostrerò in maniera alternata, in una presentazione un po' schizofrenica in realtà, ma mi piace chiamarla dinamica, sia la visualizzazione, cioè l'interfaccia di Emma web, che l'interfaccia di Emma, scusatemi, da mobile. Allora, mi vedete, credo di sì.
vedete lo schermo? Ok. Questa è la schermata di login della piattaforma Emma. Come anticipato da Alessia, è un semplicissimo sito web, quindi non faccio altro che aprire una nuova finestra, che ovviamente è andata nel secondo schermo, scusatemi, eccola qua. Digitare il link emmaforculture.com ed ecco qua che posso riesco ad avere accesso alla mia piattaforma. In questo momento io uso un account di demo. Ovviamente sarà possibile registrare per ogni museo tanti account quanti si vuole e accedo alla mia piattaforma. Vi mostro velocemente, cioè ripasso velocemente tutte le funzionalità già elencate. Come ci ha raccontato Alessia, Emma permette di gestire la cassa, quindi di gestire le vendite. E qui vedete che ho le varie categorie. In questo momento il mio museo demo sta vendendo biglietti, ovviamente, ma sta vendendo anche libri, sta vendendo anche della cancelleria e anche dei gadget. Permette poi di gestire l'inventario, ossia di gestire e tenere traccia del catalogo. Ed ecco che rivedo tutte le categorie precedentemente esposte nella cassa e ho la possibilità di modificarle, far aggiungerne, eliminarle, poi lo vediamo più nei particolari. Emma offre anche una reportistica, ossia la possibilità di avere dei contatori che si aggiornano in tempo reale in base alle vendite e agli ingressi. Permette in ogni momento di tenere traccia di queste vendite e ingressi a livello giornaliero, quindi nel modulo di report riporta un overview, cioè una fotografia del momento nella giornata, sia tramite invece il modulo storico di tenere traccia di tutti i movimenti effettuati nel museo in un lasso di tempo deciso dall'operatore. Una particolarità di Emma e quello che noi consideriamo un po' un valore aggiunto della piattaforma è proprio la gestione di eventi e prenotazioni. Non vi insegno niente raccontandovi del momento in cui siamo, questo post-Covid, delle riaperture e della necessità imposta dalla normativa di prendere prenotazioni. Bene, anche in questo caso raccogliendo i requisiti per Emma ci siamo resi conto di quanti musei ad oggi si basino interamente sul cartaceo. Si basino sul cartaceo per la vendita dei biglietti, ossia banalmente stacchino delle matrici, e si basino sul cartaceo anche per la raccolta delle prenotazioni. Ovviamente questo diventa inefficiente sia nel momento in cui più operatori museali collaborano nello stesso museo contemporaneamente, sia per questioni di insomma, sicurezza dei dati, ma nel senso di registrazione, di memoria dei dati, di possibile perdita del bigliettino e possibile dimenticanza di riportare il bigliettino al collega. Per ovviare a tutte queste casistiche, tutti questi problemi, tutte queste complicazioni, abbiamo deciso di esporre questi due moduli. Il modulo eventi, dove è possibile creare autonomamente qualsiasi evento si voglia mettere, aggiungere al programma del museo. In maniera complementare al modulo eventi, trovate il modulo prenotazioni, che è il modulo che permette di creare prenotazioni per ogni evento aggiunto dal museo. Andando avanti, Emma offre anche una casistica turni, un modulo turni, dove è possibile gestire i turni del personale museale e, come anticipato da Alessia, una dashboard che al momento è ai minimi termini, nel senso che questa è la sezione più interessante dal nostro punto di vista di Emma ed è quella che a nostro avviso avrà più valore aggiunto. Un'altra delle tematiche oscure o se vogliamo molto lontane dal mondo museale oggi è proprio l'utilizzo dei dati e di cosa i dati possono dire in termini di gestione, organizzazione e pubblicità. Ecco, per sfruttare questo campo molto usato, molto conosciuto in tantissimi altri campi, noi abbiamo sviluppato e forniremo con Emma questo modulo di statistiche, data analysis e insomma previsionali che permettano ad un museo non solo di tenere sotto controllo qual è il proprio target di riferimento, ma anche di agire in maniera mirata
in base a, a informazioni che vengono fornite da Emma perché rielaborate dai dati raccolti dalle banali, cioè dico banali ma banali non sono, dalle semplici profilazioni dei visitatori. Ok, allora inizierei, dopo questa veloce panoramica, vi vorrei mostrare come prima cosa l'applicazione mobile, che anche questo è, consideriamo sicuramente un punto innovativo della gestione museale. Vi condivido il mio schermo. Eccoci qua. Ok, dovreste riuscire a vedermi. Sì. Perfetto. Questa è la nostra applicazione. Io ho uno smartphone Android, per cui vedrete l'interfaccia Android. È disponibile anche l'app iOS, come ci ha raccontato prima Alessia, e, con un'interfaccia del tutto analoga e funzionalità del tutto analoghe. Aprendo la mia app, mi vengo reindirizzata sulla schermata di login anche in questo caso, effettuo il login con le stesse credenziali. Ed ecco che vengo riportata sulla home page, la pagina principale, dove mi vengono proposte tre funzionalità: cassa, inventario e questa è la funzionalità di ingresso. Nel momento in cui un visitatore ha già acquistato il biglietto in precedenza, si presenta al desk e richiede di entrare con un biglietto già acquistato. Ok, questa è la funzionalità ingresso. Allora, inizierei il nostro museo, come avete visto, in realtà è già popolato, ha già degli articoli, ha già delle categorie. Per provare a simulare un flusso di vendita, ma di utilizzo in generale, iniziare dall'inventario, ossia arriva il fornitore con un nuovo libro, io ho la necessità di aggiungere il mio libro al mio inventario, al mio catalogo. Clicco quindi sul bottone inventario. A questo punto vi propongo il mio libro di analisi matematica 2, che lo potete vedere probabilmente dalla telecamera. Sarà sufficiente andare a scannerizzare il barcode presente sul retro del libro. Come vedete, l'applicazione riconosce il barcode, mi dà tutte le informazioni autonomamente. Mi dice che ho il libro, che il titolo è Analisi Matematica 2, che l'autore è questo signore tedesco o non so bene di dove. A questo punto mi chiede anche delle informazioni relative alla vendita che ho appena fatto, ossia all'acquisto, scusatemi, che ho fatto dal fornitore. In questo caso il mio libro di analisi matematica l'ho preso in conto vendita, ne ho prese 20 copie e so che la data di scadenza del conto vendita corrisponde al 31 agosto. Il fornitore è Giunti e vado avanti. A questo punto mi viene chiesto il prezzo di copertina è di 42 euro, il guadagno so che ho un accordo col fornitore per un 25% e salvo l'articolo. Come vedete l'app mi informa che l'articolo Analisi Matematica 2 è stato aggiunto all'inventario. Quindi ho aggiunto il mio articolo all'inventario e ho iniziato a popolare, o nel mio caso ho contribuito a popolare, il mio catalogo. A questo punto vi faccio vedere velocemente cosa succede se io dovessi voler acquistare, cioè immettere nel catalogo un articolo senza codice barre, perché abbiamo visto che il nostro libro Analisi Matematica aveva il suo, oltretutto era un codice barre con ISBN registrato, ecco perché Emma è stata in grado di recuperare tutte le informazioni autonomamente. Ma se volessi ad esempio aggiungere e inventare una matita che non ha un codice barre, clicco su Non ho un codice. Ecco che vengo reindirizzato direttamente alla schermata di prima che era prepopolata perché i dati erano stati recuperati da un database mondiale. E in questo caso decido io che la categoria sono gadget, posso scrivere matita e procedere con la vendita come abbiamo già visto. Quindi nell'interesse del tempo non continuo questo inserimento. Ma vado a farvi vedere cosa è successo nella nostra interfaccia web. Eccoci qua. Allora, abbiamo inserito un libro che, se ricordiamo, era Analisi Matematica 2. Vado nel mio inventario, cerco la categoria libri e in questo momento non mi sta rispondendo nulla. Scusate. Eccolo qua, c'è stata una piccola interferenza. Vado nella categoria libri, cerco tra i miei libri, eccolo qua, Analisi Matematica 2.
42 euro, una giacenza di 20, conto vendita, aggiunti, tutte le informazioni che abbiamo appena inserito da mobile, dallo smartphone. A questo punto, se avessi necessità di cambiare, ad esempio, il fornitore perché ho sbagliato, non era aggiunti, ma era, non lo so, l'autore, posso qua cambiare e gli scrivo autore. Quindi in ogni momento è presente la possibilità di modifica, cancellazione, aggiunta anche da web. Vi faccio vedere velocemente, infatti, come è possibile aggiungere, importare un articolo dell'interfaccia web. Qui in basso a destra abbiamo i nostri due bottoni ricorrenti nell'applicazione, che sono il bottone di aggiunta e il bottone di download. Partendo da quello di aggiunta, posso cliccare su aggiungi articolo. Mi viene richiesto di aggiungere un codice, l'ho appena aggiunto scannerizzandolo. Nel caso dell'interfaccia web, ovviamente, sono costretto a inserirlo manualmente. E possiamo fare la prova per far vedere che il sistema lo riconosce, quindi inserisco il codice a barre del mio libro Analisi Matematica 2 che ho appena inserito da smartphone, 9788865181928, sto sperando di non aver sbagliato il codice, vado avanti, ed ecco qua che Emma mi riconosce il libro, ma non solo riconosce le informazioni come ho fatto precedentemente da smartphone, riconosce anche che il libro è già presente a magazzino, nel mio catalogo, quindi non mi permette di riaggiungerlo nuovamente, bensì mi permette di aggiungere, di aggiornare la giacenza. Se mi dice, ok, capisco che questo libro è già in magazzino, tu me lo stai richiedendo, immagino che ti sia arrivata una nuova fornitura della stessa parte, dello stesso libro, dello stesso articolo, e mi chiede il numero di articoli in entrata, gli dico che ne sto acquistando altri 10, salvo, ed ecco qua. Allora, a questo punto io non so se, Ale, come ho dimenticato all'inizio, se vogliamo gestire le domande che se chiedono le guardi tu, se scrivono sulla chat. Certo, se qualcuna domanda può scrivere sulla chat, io registro e poi rispondiamo tutto. Bene, mi rendo conto di andare molto veloce, in caso fermatemi e continuo. Ok, detto ciò abbiamo aggiunto il nostro articolo all'inventario. Possiamo a questo punto effettuare una vendita. Quindi vado in cassa, decido di vendere un biglietto universitario, il sistema mi richiede di inserire il codice del nuovo biglietto. Una premessa che va fatta è che Emma, come precedentemente detto da Alessia, permette proprio questa scelta ecologica, ossia Emma come servizio offre la possibilità di stampare biglietti su carta riciclata, biglietti forniti da Emma. I biglietti forniti da Emma sono dei particolari biglietti con codice barre univoci, vi sto facendo vedere una demo con un'immagine presa brutalmente su Google, che vengono appunto prestampati e consegnati ai musei mensilmente. Il museo avrà la possibilità di scegliere in completa autonomia la grafica del biglietto e fornire il file a Emma, oppure può richiedere come servizio anche la creazione della grafica. Questa premessa era appunto necessaria per capire ora il flusso di vendita del biglietto, ossia una volta che io museo ho ricevuto il mio blocchetto di biglietti prestampati da Emma e sono nel momento della vendita, quindi mi arriva il visitatore e io devo assegnare, devo vendere un biglietto, in questo caso universitario, come già fatto seleziono il più uno sull'articolo che voglio vendere, vendere in questo momento un biglietto universitario, e questo è l'istante in cui questo biglietto con codice univoco fornito al museo in precedenza assume il valore di biglietto universitario, perché tutti i biglietti forniti da Emma sono biglietti identici, biglietti con codice univoci non hanno distinzione tra di loro, tra interi, ridotti, universitari, qualsiasi tipologia di biglietto che un museo possa avere. Inserisco quindi il codice del biglietto 16189322959904. Mi auguro anche in questo caso di non aver sbagliato il codice, salvo. Ok,
Emma ha immagazzinato il biglietto, quindi ha abbinato al biglietto che ho in mano, ossia al biglietto con il codice che ho appena inserito, il valore di biglietto universitario e mi chiede la profilazione. La profilazione, come immaginerete, è una delle fasi salienti, più importanti del flusso di vendita. Un operatore può in qualsiasi momento decidere di non registrare nessuna profilazione del visitatore, sia cliccando la X, sia cliccando salva con i campi vuoti, sia, come farò vedere, disabilitando l'impostazione dalle impostazioni generali di Emma. Tuttavia, è evidente che viene meno la veridicità e il valore dei dati che andiamo a raccogliere e mostrare con le statistiche, la data analysis. Ovviamente meno dati riusciamo a raccogliere, meno quel che ne risulta dei dati, l'elaborazione dei dati sarà accurata, sarà di valore e sarà utile per il museo per tutti gli scopi che abbiamo precedentemente accennato. Quindi vado a vendere questo biglietto a una ragazza di Ravenna del 93. Abbiamo detto che è una donna. Come accennavo, questi campi possono essere lasciati completamente vuoti, vuoti in parte, ossia inserire alcuni campi e non altri. La vendita andrà comunque a buon fine. Ecco che ho terminato l'inserimento, decido di vendere solo questo biglietto, quindi clicco concludi, mi viene fuori la schermata di riepilogo dove vedo che sto vendendo un biglietto universitario per 7 euro e concludo la vendita. Perfetto, a questo punto andiamo a vedere cosa è successo in report. Se ricordate prima, questa schermata era vuota, ossia avevo i miei contatori aggiornati alla giornata di oggi, per cui il totale mensile era già popolato, la media giornaliera era già popolata e il previsionale anche, ma la lista era vuota. Invece ecco qua che mi compare il biglietto universitario venduto. Lo stesso riscontro l'ho ovviamente nello storico. Ecco qui che abbiamo il biglietto universitario che ho appena venduto, io sono Mario Rossi in questo momento, data 30 aprile e orario. È possibile qua, come accennavo prima, filtrare per qualsiasi voce, in questo caso posso filtrare per laboratorio, ed ecco che vengono restituiti solo i biglietti laboratorio, potete filtrare per categoria, operatore, insomma, l'operatore avrà massimo potere e massima libertà nella gestione di questi filtri. Analogo è il modulo di ingressi, anche qua ho uno storico di tutto quello che è successo nel museo in termini di ingressi, quindi di tutte le persone che sono entrate, quando e chi è stato l'operatore che gli ha scannerizzato l'ingresso. Una funzionalità che crediamo essere molto, molto utile è il download dei documenti, poi vi racconterò quali, in questo caso sono il documento di storico ingressi. Cliccando su scarica PDF mi viene creato il mio file che posso scaricare, tenere in locale, stampare. Allo stesso modo è possibile scaricare il file in formato Excel, filtrando è possibile scaricare i vari file rispetto al filtro, quindi se per qualche motivo io ho bisogno di dare al mio commercialista solo i biglietti, farò un filtro per vendite, categoria biglietti e posso generare il documento esclusivamente per questa categoria e fare l'utilizzo che più mi aggrada. Andando avanti, vi mostrerei la funzionalità eventi, appunto. Questo è un evento pre-creato dove abbiamo tutte le informazioni della nostra mostra Raffaello. E senza andare a creare un nuovo evento, ve ne parlo velocemente, avete la possibilità di inserire un'immagine, inserire ovviamente un identificativo, un luogo evento, se dove avverrà l'evento, il numero massimo di posti, se l'evento è per bambino o meno, un nome all'evento, delle info per l'evento, tutte informazioni insomma che potrebbero essere utili al visitatore e non, anche all'operatore ovviamente per prendere le prenotazioni, per partecipare all'evento. Perché dico questo? Nel momento in cui l'evento è stato creato e compare perciò a calendario, ecco qua la nostra mostra Raffaello, noi possiamo prendere le prenotazioni per tale evento.
Questo pannello, come anticipato da Alessia e ribadisco, cioè è un concetto che va ribadito perché è spesso fumoso, non molto chiaro, è un pannello esclusivamente dedicato agli operatori museali, ossia i visitatori non avranno accesso a nessuna di queste funzionalità. La funzionalità dedicata ai visitatori è quella di prenotazione e vendita online che in fase di sviluppo sarà pronta a breve. Dico questo perché la prenotazione è intesa come prenotazione presa dall'operatore nel momento in cui riceve una telefonata o si presenta il visitatore al desk chiedendo di prenotare per l'evento. Per cui l'operatore in quel momento cliccherà il bottone prenota nella data e orario richiesti, inserirà le informazioni del chiamante, del visitatore che sta prenotando, inserirà la mail e il telefono cellulare, anche queste sono informazioni complementari, insomma è necessario che una delle due sia presente per poter contattare il visitatore in caso di necessità. In questo caso io sto mandando la mail, sto prenotando per me stessa, Giulia Leonardi, e ho detto velocemente che sto mandando la mail a me stessa perché nel momento della prenotazione, quindi quando l'operatore clicca il tasto prenota, Emma automaticamente genera un'email con le diverse informazioni riguardanti l'evento e la spedisce all'indirizzo indicato, ossia in questo caso il mio indirizzo email. Questo ovviamente risulta comodo al visitatore che ha un appunto, un reminder dell'evento e all'operatore che ha il suo storico, al suo calendario di prenotazioni per ogni evento. Allora, se mi è arrivata la mail, volevo farvela vedere, non è ancora arrivata, mentre l'attendiamo, vi faccio notare più che altro la sezione affluenza, ossia anche qua reduci dal periodo di Covid in cui ancora in realtà siamo con quasi entrambi i piedi, abbiamo deciso di aggiungere questo modulino, insomma questo istogramma, dove il visitatore può in qualsiasi momento, scusatemi, l'operatore può in qualsiasi momento a colpo d'occhio rendersi conto di qual è l'affluenza prevista per tali orari nel museo. Questo non impedirà mai all'operatore di prendere delle prenotazioni per un orario già molto popoloso, ossia in un orario in cui già sono presenti molte prenotazioni, magari anche superiori alla capacità dichiarata del proprio museo. Tuttavia è un aiuto grafico a colpo d'occhio per poter gestire poi a propria discrezione la registrazione di nuove prenotazioni o meno. Vado avanti nell'interesse del tempo perché vedo che si è fatto un po' tardino. L'altro modulo a cui accennavo prima è il modulo di turni, ossia di gestione del personale. Grazie a questo modulo è possibile inserire tutti gli operatori. In questo momento ci sono solo io, solo Mario Rossi, ma vi faccio vedere creando un nuovo utente cosa succede. Creo me stessa. È possibile per un utente amministratore creare quanti account si vuole e assegnargli il ruolo di amministratore o operatore. Un amministratore ovviamente avrà pieni poteri di modifica di tutte le impostazioni del museo, mentre il ruolo operatore potrà solo visualizzare e effettuare alcune delle operazioni. Eccola qua. Questa è l'email di conferma registrazione. A questo punto, nel mio museo, ecco qua che ho due operatori, ossia Mario Rossi, amministratore, e Giulia Leonardi, che è stata registrata anche lei come amministratrice. Andando ad agire di nuovo sulla sezione turni, vediamo che Giulia Leonardi è comparsa in basso con 0 ore, non avendo nessun turno assegnato per il mese di aprile. Se volessimo però assegnarle dei turni, ad esempio per maggio, posso assegnarli facilmente nella colonna di destra, selezionando il nome. Voglio che Giulia Leonardi sia in turno dalle 15 alle 18, tutti i lunedì e i mercoledì, fino al, decidiamo, il 31 di luglio. Ecco qua che posso assegnare il turno. Emma sta immagazzinando le informazioni e mi crea il turno per Giulia Leonardi. Anche in questo caso troviamo il nostro bottoncino in basso a destra con
Giulia, sei muta? Non so perché sei diventata muta. Ok, scusatemi, credo che qualcuno mi abbia mutato, forse ho stancato, concludo. Dove è possibile scaricare il report in formato PDF o Excel. Vi faccio vedere velocemente un report turn in PDF, eccolo qua. Ecco, ho scaricato solo maggio, mi presenta i vari nomi con gli slot orari. L'ultima sezione, last but not least, è quella appunto degli analytics. Qua vediamo che nel museo ad oggi sono entrati dei visitatori, il 75% dei visitatori tra i 50 e i 59 anni, l'8% tra i 25 e i 29, l'8% tra i 18 e i 24 e così via. Stessa statistica, anzi stessa modalità di percentuali per il genere dei visitatori. Qua mi viene mostrato l'andamento mensile, ossia il target visitatori sui vari mesi, e qua vengono raccolte le provenienze dei visitatori per regione e per nazione. Questa che avete visto molto velocemente è la sezione impostazioni, cioè il pannello di controllo di tutto il museo, dove possono venire modificati e settati gli orari. Gestiti gli utenti, come vi ho detto, un amministratore può creare quanti utenti vuole, e possono essere modificate le tre impostazioni fondamentali della piattaforma, ossia si vuole utilizzare biglietti con codice a barre Emma, come vi dicevo prima, il biglietto con codice a barre Emma è il biglietto fornito da Emma con codice a barre univoci generati in precedenza e prestampati e inviati mensilmente al museo. Se qualche museo ha già iniziato ad utilizzare il software, ma per qualche motivo ha delle rimanenze di biglietti che vuole terminare per evitare gli sprechi, può deselezionare la casellina e utilizzare lo stesso flusso, quindi utilizzare la piattaforma in tutto e per tutto con dei biglietti senza codice. Questo inevitabilmente andrà a incidere sulla veridicità e sulla validità delle informazioni registrate, cioè dei dati, delle statistiche immagazzinate dal sistema. Le altre due sono abilità profilazione visitatori, come vi dicevo anche in questo caso all'inizio, un operatore che si rende conto che non vuole più la profilazione visitatori può disabilitarla, anche in questo caso andando a discapito della raccolta dati. E ultima impostazione è l'avviso articoli in esaurimento, ossia il software Emma avvisa in automatico tramite mail tutti gli amministratori del sistema di giacenze in esaurimento. Quindi in questo caso io ho settato un pezzo, quando qualsiasi articolo del magazzino arriva ad una giacenza di un pezzo, mi viene inviata una mail automatica che mi avvisa della giacenza in esaurimento. L'ultimissima funzionalità di Emma, piuttosto interessante e probabilmente in caso utilizzabile anche in maniera autonoma, il modulo di rete museale. Con un semplice clic io posso passare dalla visualizzazione museo singolo alla visualizzazione rete museale. Questo, una rete museale cos'è? È una corporazione di musei che si accordano per condividere la vendita di biglietti, articoli, qualsiasi cosa, e permettere insomma una vendita condivisa e distribuita. Infatti ogni museo che utilizza Emma può entrare a far parte di una rete. In questo caso io sono dentro col mio account di Museo Demo e vi faccio vedere come se entro con un altro account, Museo Demo 2, e clicco su rete museale, mi appare un'altra schermata. Questo perché Museo Demo 1, il museo con cui abbiamo fatto la dimostrazione finora, è l'amministratore, come possiamo vedere qua, di una rete che al momento è vuota. Museo Demo 2, verosimilmente il museo di Alessia, decide a un certo punto di entrare nella rete del museo Demo 1. Probabilmente sono nella stessa città, oppure hanno una tematica comune, insomma, decidono di corporarsi. A questo punto il Museo Demo 2, che è il nuovo museo, ha un codice e gli viene detto di comunicarlo all'amministratore della rete di cui vuole entrare a far parte. Io per semplicità faccio un copia e incolla, perché ovviamente sono dallo stesso dispositivo, ma questa cosa non avverrà. Aggiungo il museo alla rete, fornisco il codice
Ed ecco qua, semplicemente ha il software ha riconosciuto il codice, ha riconosciuto chi è che ha fornito il codice, il Museo Demo II, e l'ha aggiunto alla rete. Tornando ora alla schermata di Museo 2, ecco qua che anche Museo 2 ha accesso a tutto l'inventario del Museo 1, quindi può vendere tutti gli articoli che Museo 1 aveva aggiunto alla sua rete, insomma la rete che Museo 1 ha creato, e niente, possono condividere appunto un biglietto di rete, un biglietto passaporto, la vendita di una gadgettistica a livello cittadino, qualsiasi cosa desiderano. Anche in questo caso l'interfaccia, che è esattamente speculare a quella che abbiamo già visto, presenta le stesse funzionalità di reportistica, storico e statistica, a questo punto raccolte a livello di rete, ovviamente, e non di singolo museo. Io anche questa volta sono andata un po' lunga, e direi che vi abbiamo mostrato tutte le funzionalità core, le principali. Emma è un... Giulia, sei muta di nuovo? Adesso ho visto, Matteo Verdi mi sta mutando, quindi no, ora concludo veramente. E niente, Emma appunto è una piattaforma in continuo sviluppo, sia in termini di raffinamento e miglioramento dei moduli già esistenti, grazie soprattutto ai feedback che riceviamo dai musei stessi, i musei stessi che già utilizzano Emma, sia in continuo sviluppo in termini numerici, cioè di numero di moduli che aggiungeremo ad Emma, anche in questo caso in base alle richieste, ai suggerimenti che ci vengono riportati dai vari musei. E niente, io vi ringrazio e direi che ho concluso. Se c'è qualche dubbio, domanda, scusate la velocità della demo, avendo poco tempo. Io porco, sum, vamo raga, sette le cazzo, sum. Ok, non so cosa sia. Ok, buongiorno a tutti, ragazzi, grazie mille per esservi collegati, sono io che ringrazio Giulia e Alessia per l'ottimo. Ok, Fabrizio, sei muto anche tu? Sì, grazie mille a tutti voi, e in particolar modo a Giulia e Alessia, Alessia e Giulia, per l'ottimo lavoro, e vi aspettiamo. Se siete interessati ad approfondimenti, voglio dire, avete tutti i nostri riferimenti e siamo a disposizione. Se poi volete parlare di innovazione e di altre aree, siamo a disposizione parimenti. Visto che qualcuno di voi è dell'Urban Center, andate tutti da Alessia, potete discuterne. Grazie. Va bene, direi che domande non ce ne sono, quindi grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Grazie ragazze. Grande Chiara, ottimo, salve.